La violenza femminile, cari amici, la violenza femminile. E un caro amico mi invia un ennesimo sito dove si parla delle donne che sono diventate violenti, violente, violente. Un ennesimo sito, si moltiplicano i siti dove si parla della violenza delle donne, in contrapposizione ai messaggi che quotidianamente riceviamo su stupri, violenze contro le donne e femminicidi. Allora sono sorti dei siti, dei blog, dei siti dove si parla della violenza femminile, la violenza femminile, per cui sembra quasi che la violenza maschile sia causata dalla violenza femminile. Io, cari amici, nel riassunto di questo video vi lascerò il messaggio dell'amico che mi ha informato e vi lascerò anche il link che vi porta su uno di questi blog dove si parla di femmine violenti. E non è la prima volta che tratto la questione della violenza femminile, non è la prima volta, ma si deve ricordare però che è l'intero patriarcato che ha fatto una grande violenza alle donne. Patriarcato, cosa vuol dire patriarcato? Il patriarcato è una realtà sociale e politica dove comandano i patriarchi, dove comandano gli uomini. Ci si dimentica sempre cosa vuol dire patriarcato. E il patriarcato vuol dire nascita della proprietà privata, cioè scoperta della funzione dello sperma, ergo nascita della proprietà privata. Quindi divisione degli uomini tra ricchi e poveri. Quindi sottomissione delle donne, il genere maschile che sottomette il genere femminile, dov'è questa questione, dov'è? E lo vediamo nella clitoridectomia, cioè nell'asportazione della clitoride, nell'infibulazione, nel burka, e lo vediamo nelle varie legislazioni, per cui le donne, per esempio, in Italia hanno avuto il diritto di voto solo a partire dal 2 giugno 1946. Prima vivevano come delle bestioline, non avevano diritto di voto, come gli schiavi dell'antichità. E violenza maschile contro le donne, violenza ma l'intero patriarcato, e rappresenta la schiavitù del genere femminile ad opera del genere maschile, sottomissione sotto ogni punto di vista, a cominciare proprio dalla clitoridectomia. Si dimenticano sempre i creatori di questi blog, di questi siti, della clitoridectomia. Non ne parlano mai della clitoridectomia, ma c'è pure oggi la clitoridectomia. In Occidente è tutto un pullulare di cliniche più o meno legittimate, di cliniche per fare la clitoridectomia alle bambinette che vengono a lavorare in Occidente con i loro papà e la loro mamma. Le bambinette si fa ancora oggi la clitoridectomia. Non solo in Occidente, ma nelle zone tribali dell'Africa nera, nel Medio Oriente, in Pakistan, in Africa, si fa ancora oggi la clitoridectomia. E poi dove non si fa la clitoridectomia chirurgica, si fa la clitoridectomia ideologica, come ha fatto Sigmund Freud, come fanno tutti gli psicoanalisti di orientamento freudiano, relativamente all'orgasmo vaginale e all'orgasmo clitorideo. E se poi la prigionia delle donne
la cattività delle donne e trasforma le donne da cattive, da prigioniere, in cattive, beh, è colpa nostra, si deve andare sempre alle origini dei fenomeni, è colpa nostra. E nessun schiavo vuole bene al proprio padrone, cari amici. E poi, cari amici, chiudiamola con questa faccenda da parte degli uomini. E sono gli uomini che vanno a cercare le donne per il proprio piacere e anche per fare i bambini. Trasmettano, sono gli uomini che vogliono mettere su famiglia. L'iniziativa parte sempre da loro, Smettano, no? E se le donne sono tanto pericolose, se facciano monaci, e ce ne abbiamo tanti di monaci, no? I monaci hanno già fatto la loro scelta e non hanno problemi con le donne. E allora si insegna agli uomini, soprattutto agli uomini, che questo mondo, ogni scelta ha il proprio prezzo. Se tu scegli di sposarti o di convivere e di fare dei bambini, devi pagare un prezzo. Se poi scegli di non pagare il prezzo della famiglia monogamica patriarcale, e ti fai monaco, paghi un altro prezzo. Poi puoi anche vivere da solo, da single, e paghi un altro prezzo. Cioè, non si può fuggire al fatto che per ogni nostra scelta si deve pagare un prezzo, va bene? Non si possono avere i bambini senza pagare per tutta la vita, tra l'altro. Queste cose vanno insegnate. Voi cari amici, qua mi fermo e vi lascio alle vostre considerazioni. Grazie se mi avete ascoltato, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.